Allora, sicuramente è sempre entusiasmante partecipare ai lavori di questo forum perché in ogni edizione e da ogni edizione escono degli spunti interessanti ed importanti. Stamattina mi è piaciuto molto l'intervento di chi puntava il dito sulla necessità di istituire un organismo di controllo, un authority. E mi è piaciuto molto collocare lo spirito di questo intervento non in un'ottica repressiva e non sotto un punto di vista, repressivo, perché il controllo non è repressione, il controllo è anche invito al miglioramento dei livelli qualitativi. Se io so di essere controllato, naturalmente tenterò di offrire un servizio che sia qualitativamente elevato, magari per paura delle sanzioni, magari per paura di incorrere nel discredito. Di discredito mi sembra parlasse proprio il professor Quinto stamattina. Mi piaceva molto anche l'idea che ci avvicinava verso un codice di autoregolamentazione. Perché al forum non sviluppare una proposta pratica di redazione di un codice di autoregolamentazione? Un sacco di altre cose che mi hanno colpito. Intendevo appunto stigmatizzare e focalizzare l'attenzione su queste due tematiche. Grazie. Grazie, avvocato Tocci, avvocato Elia. Indubbiamente mi è piaciuto molto intanto anche lo spirito di autocritica, no? Altrimenti l'autoreferenzialità non giova a nessuno, quindi direi di continuare nel solco dell'autocritica, perché solo così possiamo crescere e migliorare, e questa preoccupazione di migliorare la qualità di questo istituto e quindi di mantenerlo in vita, e sicuramente in questa direzione va l'authority e l'idea dell'authority che si è proposta. Ma ovviamente l'altra idea che ovviamente mi ha affascinato molto è l'idea rivoluzionaria del professor Mario Quinto, il quale ha proposto non solo un miglioramento dell'istituto tramite la formazione e la figura della separazione della figura dell'avvocato secondo un modello anglosassone che io trovo molto affascinante, soprattutto una nuova opportunità di modernizzare la professione dell'avvocato che in Italia è indietro di circa un secolo. Grazie. Grazie professore Lia per l'aggancio, perché io invito qui ad alzarsi il professor Mario Quinto, perché quello che lei ha proposto, infatti lo trovate nelle cartelline, trovate la proposta del professor Mario Quinto, perché il forum ha la funzione di proporre, di innovare, perché noi non, questa è la funzione del forum. E lei oggi ha fatto per molti, credo, una proposta coraggiosa. Mi rivolgo ai giornalisti, mi rivolgo a Italia Oggi, perché oggi parlare di separazione delle carriere per gli avvocati potrebbe far drizzare i capelli a più di qualcuno. A chi, professor Quinto? Non c'è alcun dubbio che le esigenze di giustizia di oggi sono un po' cambiate rispetto a qualche tempo fa, non fosse altro per la globalizzazione e per internet. In altri termini, ipotizzo, forse influenzato dal mio soggiorno a Londra, che sarebbe opportuno che esistessero due forme di legali. Uno di natura contenziosa e uno di natura consensuale. Consensuale significa due cose, tra le altre cose. E cioè che studiare negoziazioni per gli avvocati porta due vantaggi. Uno, quello di aiutare il proprio cliente a scrivere contratti funzionanti, per dirlo in termini un attimino più ufficiali, più formali, efficiente, cioè costruito bene, ed efficace, cioè con alta probabilità di esecuzione spontanea. E dall'altro quello di meglio difendere, o meglio ancora, assistere i propri clienti in mediazione. Perché avere un atteggiamento contenzioso, come mi capita sempre, nella mediazione da parte degli avvocati, francamente, io lo dico subito, meglio se stanno a casa, insomma, non hanno contribuito a peggiorare le cose. Esempio di quello che sto dicendo. I documenti sono quasi invariabilmente intitolati comparsa difensiva, al che io spiazzo abitualmente, tanto ormai da nonno me lo posso dire che devo fare carriera, che me frega, posso dire quello che mi va, che è un vantaggio mica tanto da poco, poter dire quello che mi pare. Ah, dico, scusi, consulente negoziatore, che sembra, come
diciamo che è provocatorio. Scusa, ma lei da cosa difende il suo cliente, visto che nella mediazione non c'è nessuno che attacca? È un problema serio. Prima due volte ho sentito due interventi sugli aspetti culturali. Un accenno l'ho fatto stamani. È l'unico paese dove definiamo controparti gli attori sia del processo sia del contratto. Allora uso il microfono per uno scoop. Prima o poi penso che uscirà sto benedetto libro che sto scrivendo, non so, 5-6 anni. Che è intitolato molto significativamente, perché poi il riassunto di tutte le ricerche degli ultimi miei 18 anni. Accordarsi è cosa diversa da litigare, che mi pare la valisiano, ma non è mica tanto così in Italia. Non a caso esce fuori la parola controparti, in tutte e due. Allora, quali sono le proposte per gli assenti? Direi, se è accettabile tutto quello che ho detto fino adesso, le conseguenze sono matematiche. A. La facoltà universitaria, che suggerirei si debba chiamare scienze giuridiche, deve essere splittata dopo una fase iniziale. Se ci fosse ancora il 3+2 direi 3 anni generale per tutti, magari modernizzandolo un po'. Io ho dato 3 esami di diritto romano, che è stato abrogato implicitamente dagli ultimi 2000 anni. È una seconda parte, 2 anni ben differenziata. Non sto proponendo, chiarisco subito, 2 professioni separate, barrister e solicitor. A Londra i barrister sono gli unici che possono andare nelle corti, i solicitor sono gli unici che possono fare contratti commerciali. Però 2 diplomi diversi, sì, a testimonianza che sono 2 culture diverse. Il consenso interessa il diritto soltanto dal punto di vista che è tipico del diritto, l'aspetto traumatico, vedere la vita come fosse una catastrofe, tutti ladri, tutti imbroglioni. Dov'è che appare la parola consenso nel codice civile? Vizi del consenso. E che c'entra con la negoziazione e mediazione, che invece si occupa di costruzione del consenso, che è tutta un'altra materia. Allora, la mia proposta prudente, chiamiamola così, però anche se può apparire, e me ne rendo conto, molto audace, è dal mio punto di vista addirittura banale. Cioè, l'avvocato del futuro, nel suo interesse, perché se non passa quest'idea, scatta la sanzione della fiera dei bovini di Montichiari, come è già avvenuto nella mediazione familiare, dove i psicologi hanno preso il posto che naturalmente sarebbe dovuto essere invece di avvocati, vengono altri professionisti. Allora, la mia proposta è banale. Si possono prendere nella stessa persona entrambi i diplomi, e cioè l'avvocato studierà strategicamente se gli convenga essere difensore del proprio cliente, nel senso tradizionale del termine, oppure soltanto un suo assistente in mediazione. Però non tutti e 2 insieme. Cioè dallo stesso cliente potrà ricevere soltanto un tipo di mandato. Tutto qua. D'altro canto, nella natura già questo avviene, perché è evidente come i giovani avvocati preferiscano l'opzione mediazione, mentre gli avvocati un po' meno giovani preferiscano l'opzione. Adesso faccio un passo avanti rispetto a stamattina, perché la cultura processuale non serve a niente nella mediazione. Mi spiego tecnicamente, l'ho già detto in altri convegni. La richiesta della cosiddetta, mi rivolgo agli avvocati presenti, gli altri abbiano un po' di pazienza, la cosiddetta difesa tecnica, la richiesta legislativa di avere obbligatoriamente il diritto alla difesa tecnica, è una sciocchezza.
primo, perché non c'è niente da difendere. Quindi, cosa che ho già detto sia al Consiglio Nazionale Forense sia al Consiglio Nazionale degli Avvocati di Roma, ogni avvocati imparano a negoziare, tecnicamente parlando, oppure meglio non si presenta. Due, tecnica, ancora peggio, perché è la riprova che non, come dire, che c'è quell'attitudine necessaria per distinguere tra diritti e interessi. Io uso un'altra parola ancora più per me importante, forse influenzata un po' dalla gregoriana, i bisogni. Oggi ho molto apprezzato l'intervento sulla questione della rappresentanza. Da quell'estremista negoziale che vengo, come dire, definito, io sono radicalmente contrario, non dal punto di vista formale, dal punto di vista operativo, alla rappresentanza, perché soltanto le parti conoscono i propri bisogni e quindi l'unico terreno fertile esistente su cui costruire una soluzione creativa, ipotizzata, immaginata, suggerita dal mediatore terzo e parziale, può attecchire soltanto nella ipotesi che siano presenti le parti. Altrimenti, scusate, come si fa, per dirla in breve, il processo si basa su principi astratti e generali, la mediazione si basa su principi concreti e specifici. C'è proprio un abisso dal punto di vista della impostazione complessiva. Adesso c'è il dilemma, adesso intendo dire in quest'anno, dopo il 23 ottobre, c'è il dilemma dell'avvocato, non c'è alcun dubbio. L'avvocato deve decidere se entrare in questo mercato o combatterlo. Probabilisticamente parlando, per applicare la teoria del dilemma del prigioniero, io penso che sia più conveniente entrarci che non combatterlo. E questo non tanto per questioni di bandiera o di così ideologia, quanto per criteri molto più generali. Probabilmente anche quello che sto per dire sarà molto influenzato da quello che mi sta succedendo in famiglia. I figli se ne stanno andando tutti, e tutti all'estero. Vorrei concludere con questa osservazione: la negoziazione e la mediazione non servono affatto, perché mi sono stufato di starla a sentire sta cosa, per ridurre il tasso serve un'altra cosa, che è una cosa molto più importante: a vivere meglio, a risolvere i problemi e a recuperare le relazioni.